ce la sentiamo più di continuare ad andare avanti. E Messina è una società senza debiti, se non quelli fisiologici. Messina è una società che si è iscritta regolarmente al campionato. Io domani provvederò a sistemare l'ultima cosa che richiede la Covisoc. Metto in mano al sindaco e ai suoi uomini la CR Messina, che abbiano la lucidità, l'amore e la passione per poter dotare questa squadra di una dirigenza all'altezza della situazione. Non penso che faranno grande difficoltà a trovare. Difficoltà erano quando eri in Serie D, prenderla con tutti quei debiti e senza proprio un minimo di futuro davanti. Ora invece c'hanno le autostrade davanti, chiunque viene, il Messina è appetibile, oggi è una squadra appetibile. Di conseguenza ci tenevamo a dirlo pubblicamente, senza nessun giro di parole, e per evitare proprio, abbiamo voluto evitare qualsiasi speculazione. Di conseguenza questo è un momento anche di saluto per tutti quanti. Ripeto, nelle more che il sindaco ci faccia sapere buone nuove, noi cercheremo di portarla avanti come meglio possibile. Di fatto la vita nostra non si ferma, quindi è stato bello, mi ha fatto molto piacere a me poter ridare a tanta gente. Leggendo certi commenti mi sono anche abbastanza emozionato a vedere quanto amore c'è per questa squadra, e di questo io vi devo ringraziare e vi devo esortare a non far venire mai meno quest'amore alla CR Messina. Abbiamo fatto tanta fatica per recuperare anche il nome, proprio perché ci tenevamo alla tradizione, a quella che era la squadra storica della città. Io non ho nient'altro da aggiungere se non ringraziarvi a tutti e forza Messina. Sì, ha ragione. Io credo la domanda mia non è la mia domanda, è la domanda di tutti. C'è un modo. Ma dico, non si può, non ci sono i margini per rientrare nella normalità. Con un po' di pazienza, penso che la gente non sia contenta di questa. Ma io penso, ma pensate che noi ci abbiamo uno piccolo spiraglio per poter rientrare. Pernice, noi non siamo contenti. Io ho preso 2.800.000 euro di anni di sacrificio, di lavoro. Non sono andato mica a rubarli i soldi, io li ho lavorati. E ripeto, non li ho lavorati facendomi il cosiddetto sederino. Li ho buttati dentro, ce li ho dentro. Non c'ho 2 lire. Quindi a me sicuramente non fa piacere. Però è anche vero che io sono una persona tutta d'un pezzo. Nel senso che prendermi per il culo, c'è un progetto, c'è un'idea, stiamo andando avanti, per ora gioco col mio sedere, ma chi di dovere si deve muovere. Le promesse e non mantenere le promesse e le chiacchiere le porta via al vento. Io l'ho detto l'altra volta, signor sindaco, se noi dobbiamo fare polpette, ordiniamo una bella granita di caffè con panna e a brioche, ci mettiamo a mangiare e facciamo polpette, ma qua dobbiamo fare le cose serie.